Allora Filippo, tanto ciao. No, ti faccio vedere come viene montata l'asta sul scusa, la staffa sullo snake. Allora io già ho applicato le mie due viti inox. Allora vado ad applicare l'adattatore. O si può anche avvitare prima di mettere il supporto, cioè di avvitare questi, prima si possono avvitare tranquillamente questi. Diciamo che il gioco è fatto, quindi volendo non ci sarebbe anche nessuna modifica, quindi basta prima avvitare questi e poi avvitare il supporto al castello. Ora, per quanto riguarda la visuale della cam, io ancora non l'ho provata. E allora aggancio la staffetta così. Bene, io penso che l'altezza vada più che bene, direi perfetta. L'angolo che sto usando è 127, quindi forse col narrow naturalmente sarà ancora più ristretta. Anche angolandola più che bene, anche perché poi andrò a utilizzare comunque la basetta rotante. E quindi per il resto penso che vada tutto alla grande. Ti faccio vedere l'inquadratura dell'attacco del castello. Lo ripeto, secondo me va bene così, basta invertire il processo di avvitamento delle viti, quindi prima avvitare il bottone al supporto e poi avvitare tutto il resto all'impugnatura dello snake. Dai un'occhiata tu, vedi cosa ne puoi trarre naturalmente. Io la lascerei così. Per il resto ti ringrazio, come al solito, sei stato gentilissimo per la disponibilità e per comunque anche la realizzazione del pezzo, visto che ancora non era stato pensato. E con questo ti saluto e alla prossima. Ciao!